Oggi sono qui a chiedervi di scrivere una pagina di giustizia giusta. E non sembri che l'aggettivo sia pleonastico, perché la giustizia può essere imperfetta e però ha tutte le possibilità per scrivere pagine belle e nobili. Io rappresento Guglielmo, il padre di Serena. Ho l'onore e l'onere di dargli voce perché la sua vita è stata spenta prematuramente. È così che si è espresso davanti alla Corte d'Appello di Roma l'avvocato Dario De Santis, noto difensore di Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, la studentessa scomparsa il 1 giugno 2001 e ritrovata morta 2 giorni dopo in un bosco a 8 km da Arce. Guglielmo Mollicone è venuto a mancare il 31 maggio 2020, prima della conclusione del processo di primo grado, in cui erano stati imputati per l'omicidio della giovane, l'allora maresciallo dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, sua moglie Anna Maria, il figlio Marco e i carabinieri Francesco Soprano e Vincenzo Quatrale. Tutti e 5 sono stati assolti. Nel processo d'appello, giunto alle fasi finali, l'accusa ha richiesto una condanna a 24 anni per l'ex maresciallo, a 22 per la moglie e a 21 per il figlio. Al contrario, ha chiesto l'assoluzione degli altri 2 militari, in mancanza di prove a loro carico. Secondo il procuratore generale, Francesco Piantoni, Serena Mollicone fu uccisa in caserma e poi abbandonata nel bosco dove è stata trovata. A supporto di questa tesi, Piantoni ha evidenziato una corrispondenza significativa tra il cranio di Serena e una porta della caserma che sembra sia stata rotta. Il magistrato ha spiegato: la ricostruzione in 3D del cranio si incastra perfettamente con quella della porta rotta. C'è corrispondenza, combacia tutto perfettamente. Durante le indagini è emerso che Serena non è deceduta nel luogo in cui il suo corpo è stato trovato, ma è stata trasportata lì successivamente. Secondo quanto riferito dal brigadiere Santino Tuzzi, deceduto in circostanze misteriose nel 2008, la ragazza quel giorno sarebbe entrata in caserma e non ne sarebbe mai più uscita. Per difendersi dalle accuse e dalla prova principale rappresentata dalla porta, il maresciallo Mottola ha sostenuto che il segno evidente sulla porta fu causato da un suo pugno. Il sostituto procuratore ha replicato: ha mentito, il segno lasciato sarebbe stato più piccolo. Secondo l'accusa, Serena Mollicone avrebbe perso i sensi dopo aver battuto la testa contro la porta di un alloggio privato all'interno della caserma. Il decesso sarebbe sopraggiunto per asfissia, poiché gli aggressori avrebbero coperto il suo viso con un sacchetto di plastica. Inoltre, le mani e i piedi della ragazza erano stati legati prima di essere abbandonata nel bosco. Marco Mottola, figlio del maresciallo, avrebbe coinvolto i genitori nel tentativo di coprire l'omicidio, mentre si sarebbe allontanato con un amico per costruirsi un alibi, mentre la madre rimaneva al telefono con la cognata. Secondo l'accusa, i soccorsi non sono stati chiamati per evitare che Marco Mottola pagasse le conseguenze dell'aggressione a Serena e per evitare possibili ripercussioni sul lavoro del padre. La famiglia Mottola, però, sostiene che Serena non sia mai entrata in caserma quel giorno. Nel processo d'appello c'è stata un'importante testimonianza che ha rafforzato un'altra versione, quella di Santino Tuzzi, brigadiere deceduto per suicidio nel 2008. In primo grado la sua testimonianza era stata ritenuta non attendibile. La deposizione del suo migliore amico, Marco Malnati, ha dato nuovo credito a Tuzzi. Nel 2007 Tuzzi gli aveva confidato di aver visto Serena entrare nella caserma dei carabinieri di Arce il giorno della scomparsa e di non averla più vista uscire. Malnati ha spiegato di non aver parlato prima per timore delle conseguenze. Ma adesso le mie figlie sono grandi, adesso se mi devono ammazzare lo facessero pure. Le parole di Marco Malnati confermano quanto raccontato da Tuzzi agli inquirenti il 28 marzo 2008, quando Iris fecero il loro primo ingresso nella caserma di Arce. Alla domanda «Ha visto Serena Mollicone la mattina del 1 giugno 2001?» Tuzzi annuì. Purtroppo la sua testimonianza non è stata ritenuta valida nel primo processo poiché ha successivamente ritrattato la sua confessione. Tuzzi, infatti, era visibilmente sconvolto.